Buonasera, io sarò brevissima perché siete, immagino, stravolti e vi darò dei pessimi consigli, anche perché l'esame che voi farete io non l'ho fatto. Il nostro mentore Carlo Picozza ha edulcorato, perché io sono forse un'attivista camuffata da giornalista, ma da tanti anni ormai, e collaboro esternamente, adesso con La Repubblica, tanti anni col Corriere della Sera, vengo sopportata però perché, un po' perché cerco di rispettare le regole del giornalismo, naturalmente, per portare avanti e per sostenere le mie idee o chi le porta avanti materialmente, che sono principalmente la difesa degli animali e dell'ambiente, ma anche un po' perché questi argomenti ora pagano, hanno un successo enorme. C'è un curioso scollamento. Proprio l'altro giorno mi è capitato di commentare per il mio giornale il fatto che un articolo del New York Times aveva sul sito ha spopolato ed era uno studio scientifico che riguardava il momento in cui il lupo diventa cane. Ieri era? Beh, vabbè, ormai io... Il punto qual è? E allora il giornale mi ha chiesto come mai gli animali hanno tanto successo. Allora, c'è una chiave di lettura che è quella più comune ai media, che gli animali inteneriscono, e un po' superficialmente si pensa che la gente, ci sono gli attivisti militanti, ci sono quelli che hanno il cane in casa, fanno i click, le cose, tanto che i siti dei giornali fanno anche, io adoro gli animali, sono vegana, sono impegnatissima, però fanno un po' ridere perché poi c'è Fuffi di qua, la zampetta di qua, il coso di là, è bello, ma è anche chiaramente una caramella che uno offre. Se uno va a guardare questa tenerezza che c'è senz'altro, però probabilmente corrisponde a un sentimento più profondo, che è quello, tant'è che tantissime persone fanno delle scelte di vita poi, di maggior rispetto degli animali e dell'ambiente, di scelte alimentari. Oggi nei supermercati, come vedete, mentre prima proprio non si trovava niente, ancora in autostrada ci sono degli orrendi panini per chi è vegano o vegetariano, però ci sono invece ormai nei supermercati ovunque dei prodotti dedicati, cosa che fino a pochi anni fa non esisteva. Questo è perché le persone... C'è proprio una rivoluzione che viene dal basso e una presa di coscienza, e probabilmente la sensazione che tutto ciò che è naturale, vegetale, animale, sta cominciando a diventare una risorsa rarefatta. Nell'era in cui tutti siamo virtuali, coi cellulari, con questo, con il computer, chiusi nelle redazioni, per fortuna io no, con poche tutele, però... Insomma, comunque quella è una vita tosta, perché uno sta, a meno che non vada un po' in giro, sta molto lì a filtrare continue sollecitazioni. Gli animali, la natura, offrono anche una forma di rapporto e di tenerezza e di empatia più immediata e forse più autentica. Comunque non è una gara fra i rapporti umani e quelli con l'altro. Il punto è che questi temi interessano enormemente. Se voi ci fate caso, se vi siete occupati un po' di cronache locali, niente rende fratelli al fronte, combattenti le persone, quanto quando ti tagliano l'alberata sotto casa. A quel punto la signora ingioiellata dell'ultimo piano, il portiere, il panettiere, l'avvocato e il fornaio vanno alla guerra insieme, perché si attenta col famoso parcheggio interrato, con quello o quell'altro, si attenta a una risorsa vicina, indispensabile. Improvvisamente ci si rende conto che quel piccolo polmone, quella cosa verde, quella è una risorsa di bellezza, di salute, è qualcosa che noi non vedremo più ricreata, perché non vivremo abbastanza, perché gli alberi ci sopravvivono, e di questo le cronache sono piene. Allora, quello che in breve ci tengo a dirvi è che ancora i media, i giornali, le testate, le TV hanno capito che questo è un tema forte, ma hanno un po' paura, per una serie di ragioni, ad abbracciarlo. Ora, non è che i giornali devono diventare dei militanti sul fronte dell'ambiente, però in effetti se... I giornali poi le loro battaglie, non è vero che sono così autonomi da scelte, combattono le loro battaglie politiche, cioè si schierano comunque i giornali, no? Questo tema, per esempio, vi faccio un esempio, la conferenza sul clima, se ne è parlato tanto. Voi avete mai letto la parola animali negli articoli scritti su questo accordo, molto così, insomma è qualcosa, ma
mai, cioè è mai stato scritto e fior di fondazioni e associazioni hanno fatto comunicati che gli allevamenti intensivi sono responsabili, questo è scientificamente provato, del 20% dei gas serra? L'avete letto da qualche parte? Poco? Poca roba. Non è poco il 20%, non è poco, è un impatto enorme. C'è un impatto di inquinamento, adesso riderete, ma i ruminanti emettono dei gas, siccome non ci sono dei gas col loro sistema digestivo, che vanno a creare gas metano e va a inquinare l'ambiente. Siccome sono miliardi e miliardi e miliardi, questa cosa in sé ha un effetto devastante sul clima. In più c'è il fatto dell'inquinamento, le feci che vanno nelle falde acquifere, feci contaminate da ormoni, da crescitori, no? da stimolatori della crescita, da antibiotici, disboscamenti, quindi vanno nella terra, nelle acque, disboscamenti, anche i pesci che vengono, i tonni, no? Ormai il pesce viene acchiappato, i tonni per esempio vengono presi con le famose tonnare volanti, cioè delle navi che hanno delle reti giroscopiche, quindi il branco non ha scampo, che vengono sorvolate dagli elicotteri che dicono lì, vengono tutti acchiappati, messi sotto costa, inzeppati di antibiotici, ormoni eccetera, perché devono ingrassare tutti e poi lì avviene la mattanza. Allora, questo è un esempio, ma un altro esempio è il dibattutissimo tema della sperimentazione animale o vivisezione. Ci sono dei fronti, però per la vivisezione si è manifestato in Italia più che per qualsiasi, se voi vi andate a vedere l'elenco di manifestazioni, presidi, battaglie, eccetera, una cosa che supera, non so, gli interessi degli operai come in proporzione. Anche lì è un tema per cui le testate sono, questo viene passato come un tema animalista, ma in realtà è un tema scientifico, perché c'è una larga parte di scienza, ci sarà un convegno alla Sapienza il 26, proprio con la comunità scientifica che si confronta, c'è una larga parte di scienza, insomma una parte sempre più motivata, che sostiene che al di là della morale e del diritto che abbiamo di torturare gli animali è questo tipo di sperimentazione è superato. Noi abbiamo imparato delle cose sicuramente nel 700, nell'800, abbiamo la chirurgia purtroppo sezionando, facendo, è avanzata, ma oggi si sa, noi sappiamo che io non sono un topo. Giorni fa c'è una notizia che avrete letto, è quella di in Francia hanno fatto un esperimento, hanno provato un farmaco, ecco. Questi 5 persone morte, uno morte cerebrale e tutto, non è stato mai sottolineato con una chiave di lettura che questo farmaco era stato abbondantemente sperimentato, persino sugli scimpanzé, che sono estremamente simili all'uomo. Quindi, qual è il problema un po'? Che i giornali hanno spesso, sono nei posti chiaramente di comando nelle redazioni, poi ci sono dei grandi giornalisti, ma un po' con una mentalità un po'... d'altri tempi. Ora io non posso pensare che tutti vi trasformiate appunto in ecoguerrieri, però in tutti noi oggigiorno, con quello che sta succedendo per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda la sensibilità, un piccolo ecoguerriero in noi che ci offra una chiave di lettura e che partecipi a questi argomenti, secondo me viene ripagato anche dal punto di vista del successo giornalistico e dell'informazione. Tant'è che, se guardate, quando accade, non lo so, il leone Cecil che viene ucciso, l'orsa Danica, ci sono stati dei sollevamenti a furor di popolo, a quello lì al dentista che ha ammazzato Cecil gli sono andati fuori che lo volevano ammazzare a lui. Questo significa che le persone hanno, che c'è un altro punto di vista che non può, secondo me, essere ignorato. I giornali e le testate, c'è anche un problema, oltre che di mentalità, di inserzioni pubblicitarie. Perché naturalmente è difficile fare il grande servizio, non so, anche in TV sugli allevamenti intensivi, tutta la verità, eccetera, e poi c'è, non so, Sofficini, non so che cosa, come... E un po', ora io non mi voglio dilungare oltre il dovuto, perché sicuramente vi faccio solo un altro esempio di una questione che... dall'ambiente, gli animali, tocca l'uomo, anzi ve ne faccio due. Uno è il randagismo. Si parla continuamente di randagismo come piaga, come cosa, eccetera, e uno dice, vabbè, chi se ne frega, adesso però sono cani.
sul randagismo vengono investiti dal punto di vista dello Stato e anche delle regioni e anche dei comuni fior fior di soldi per mantenere i cani nei canili. Noi abbiamo una legge che è la 281 del 91, che è una legge illuminata. Noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che non sopprime più i randaggi nei canili e nei rifugi, ma la legge dava questo passo di civiltà, ma diceva che bisogna applicare delle misure preventive, vale a dire sterilizzare, vale a dire concepire i canili come luoghi di passaggio, non come luoghi, non come business dei canili. Continuamente salta fuori, lo leggete, lo vedete, lo scrivete, il canile lager, la cosa, eccetera, ma il punto è che tutte le risorse, siccome noi purtroppo siamo un paese da un lato molto progredito, dall'altro molto corrotto e arretrato per questo, e questo ci tira indietro, noi abbiamo una quantità di volontariato che mette risorse proprio fisiche, morali, materiali, economiche e che cerca di barcamenarsi in questa faccenda. Cioè il randagismo, da che noi abbiamo una legge illuminata, si è trasformato in un business terribile per cui i comuni finanziano canili in appalto, danno, vedete anche a Roma, e poi è anche molto difficile capire quali sono i buoni, quali sono i cattivi, con ASL che non fanno il loro dovere, con animali che continuano a crepare e a soffrire, ma anche con una non soluzione del problema sulla pelle nostra, sulla pelle dei cittadini, dello Stato che continua a buttare soldi in un buco nero. I cinghiali, che è un altro tema all'ordine del giorno. Adesso si parla dei cinghiali come se fossero delle tigri del Bengala, no? Oddio il cinghiale, purtroppo c'è stato un incidente mortale di un signore in Sicilia, mi pare, che si è avvicinato, poverino, a una femmina con i cuccioli e questa l'ha saltato e è morto con i cani, eccetera. Era una mamma che cercava di difendere i cuccioli, non è una valutazione morale, è stato un tragicissimo incidente, ma la reazione può essere sterminiamo i cinghiali. In Toscana si cerca di fare una legge adesso, la regione toscana, per cacciare tutto l'anno. Sapete che cosa vuol dire cacciare tutto l'anno? Significa che il turista che va nel parco, che va una cosa, è pallottole che fischiano sopra la testa, l'ennesimo soffietto ai cacciatori. Allora, i cinghiali sono stati oggetto di una persecuzione, sono oggetto di una persecuzione venatoria da tantissimi anni, dal 97, da quando c'è l'attuale legge. Dal 92. Questo non ha risolto il problema, sono sempre di più, perché sono stati importati dai cacciatori dall'est e sono dei cinghiali che hanno fatto fuori i nostri piccolini autoctoni. Perché anche i buoni Coldiretti che si lamentano e dicono i danni all'agricoltura, eccetera, non vietano, non si capisce perché non vietino categoricamente allevamento dei cinghiali e ripopolamento. Perché i cinghiali sono così tanti? Perché vengono ributtati sul territorio legalmente o illegalmente dai cacciatori, a cui tutti vogliono fare favori, sia per ragioni politiche, sia perché sono vicini per altre ragioni alla lobby delle armi, dei fabbricanti di armi. Quindi si continua. Allora, il punto di un giornalismo un po' competente su queste questioni corrisponde a una, forse a una, un po' di gentilezza in più rispetto alla vita altra, di cui comunque noi non possiamo fare a meno, perché se le cose a grandi linee non cambiano, creperemo tutti, questo è evidente. E l'opinione pubblica, la stampa, eccetera, può enormemente aiutare, invitando a cose sostenibili, però può aiutare moltissimo, può fare la sua parte, parte che adesso non sta facendo. È anche interessante perché si può, partendo dal basso, da ciò che apparentemente non conta, sono solo animali, sono solo alberi, ma dal basso quella è una linea guida, un piccolo filo che vi porta a realtà molto interessanti, perché dietro gli animali ci sono gli interessi sempre, quasi sempre, delle grandi multinazionali, delle industrie farmaceutiche, di chi fabbrica le armi. Voi sentite parlare, se non a spot, dei morti di caccia? Io ho fatto un'inchiesta e ora ne vorrei fare un'altra, ma è difficile. Non sono in 5 anni riuscita a ottenere dal Ministero degli Interni una lista ufficiale delle persone che muoiono ogni anno o vengono gravemente ferite o lievemente ferite dalle armi da caccia. Se voi ci pensate, e su questo chiudo e vi saluto, ma
armi da caccia, in un momento in cui si parla tanto di sicurezza, di violenza, anche di educazione, no? alla violenza, alla cosa. Allora, l'arma è un utensile fatto per un'unica ragione, uccidere, cioè col coltello uno ci può affettare il pane e poi può diventare l'arma dell'omicidio. L'arma, il fucile è fatto per uccidere. Esiste un'associazione o due, l'associazione vittime della caccia e poi un'altra piccola associazione, che ogni anno questi qua redigono delle liste basandosi sulle cronache locali, e ogni anno c'è una lunga lista di morti e feriti gravi. Questo non viene mai ufficializzato. L'arma da caccia, mentre chi c'ha un problema di difesa personale può avere una pistola e anche con una certa fatica lo deve motivare, il cacciatore può avere una Santa Barbara, allora questo non fa di lui un omicida, senza fatica? No, non è con la stessa fatica, no. Beh, allora, se lei è cacciatore avrà faticato forse, però i requisiti richiesti dal Ministero della Salute per rinnovare la licenza di caccia prevedono che uno possa essere monocolo e con l'occhio che vede malfunzionante. Deve distinguere i fonemi a 6 metri di distanza, può essere sulla sedia a rotelle e può avere gli arti superiori sostituiti da protesi purché buone. Saranno delle limitazioni, però uno apparecchiato così ha il diritto per legge di entrare nella proprietà altrui in base al mostro giuridico, che è l'articolo 842 del codice civile, per cui chi abita in campagna o recinta costosamente a proprie spese a un'altezza minima di 1,20 m, prima era 1,50 m, poi 1,20 m, eccetera, oppure il cacciatore armato come gli pare, in gruppo, da solo, può entrare e sparare fino a 150 metri dalla casa. Questa cosa, dal mio punto di vista, i cacciatori sono un cavallo di Troia rispetto alle armi, alla consuetudine che la gente ha con le armi. Un cacciatore può avere un numero quasi illimitato di armi, girare con le medesime, entrare e sparare nelle proprietà altrui. Oggigiorno, francamente, un tempo uno c'era un fatto di procurarsi il cibo, eccetera. Adesso, francamente, questo è piuttosto superato, le persone sono anche piuttosto insofferenti, e comunque sia, nel rispetto di ogni visione, secondo me sono temi molto interessanti, e sono temi che hanno un forte riscontro di lettori, anche di dibattito fra parti opposte. E l'ultima cosa che vi voglio dire è che è una cosa, piccola cosa, forse l'unica cosa che può servire al vostro esame se mai ve lo chiederanno. Voi sapete qual è la differenza fra animalisti e ambientalisti? Perché spesso si fa confusione. Gli ambientalisti comunque prevedono, si dedicano alla tutela dell'ambiente, ma prevedono che a dirimere le questioni ci sia l'uomo, quindi è comunque una visione antropocentrica, tant'è che ci sono delle associazioni ambientaliste, vedi anche Legambiente, eccetera, a volte il WWF, che non sono per esempio del tutto contrarie alla caccia, oppure fanno, che ne so, vabbè, Legambiente fa addirittura del business sull'eolico, cose. L'animalista, con questo non è che dico che è meglio o peggio, però l'animalista si batte per la vita del singolo, è l'antispecista, diciamo, quello che non vede la distinzione fra specie nei termini del diritto di stare al mondo. Quindi l'ambientalista si batte per una specie di orchestra, per mantenere un equilibrio, gli ambientalisti non sono contrari ai ripopolamenti, si batte per un equilibrio collettivo facendosene artefice in qualche modo, o forte collaboratore. Esatto, con l'uomo al centro. L'animalista invece, se c'è anche l'uccellino con l'ala spezzata, si parte tutti. Gli animalisti, io mi sono occupata anche di umanitario, mi sono occupata di guerra in Uganda in un passato, quando ero più giovane, e ho notato che l'umanitario guarda un po' dall'alto in basso l'ambientalista, l'ambientalista guarda un po' dall'alto in basso l'animalista, che soffre inevitabilmente tutti i giorni, perché noi viviamo in un mondo che comunque si basa sullo sfruttamento degli animali, cioè il macello c'è tutti i giorni. L'animalista ha vari difetti, fra cui è molto isterico perché sta proprio con i nervi logori, però combatte tutte le battaglie. Cioè, quando si dice no, perché gli animalisti, cioè si cerca, gli animalisti fanno molte cappellate, possono essere insopportabili, insopportabilmente su di giri e anche su certe cose, al limite lo spaccare il capello ma sono generosi, e non è vero, come tutte quelle montature, Caterina Simons che hanno augurato la morte, cioè lei stessa augurava la morte, poverina, una ragazza non stava bene, però augurava lei stessa in tre posti
post prima la morte ai carcerati, per esempio, diceva svuotiamo le carceri perché questi insomma ammazziamoli, Dio voglia. E i famosi animalisti che l'avrebbero minacciata di morte, in realtà se uno va a vedere i loro profili Facebook si vede che di animalista non c'è niente, neanche una foto di un gattino. Ecco, vi ringrazio.